Il coordinamento NoTrib lancia l'allarme per il via libera dato dal Ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione di un nuovo pozzo per l'estrazione di gas nel Mar Adriatico e per la proroga alla concessione data per estrarre gas fino al 2028 al largo delle coste tra Martinsicuro e San Benedetto del Tronto. Per questo il coordinamento delle associazioni contrarie alle trivelle è intervenuto per chiedere ai comuni e alla regione Marche e Abruzzo di rivolgersi al TAR per contrastare la decisione. Il provvedimento non convince perché, venendo alla proroga decennale, la proroga è stata rilasciata senza valutazione di impatto ambientale, tanto più che si tratta di una concessione già in essere che risale al 73. All'epoca non fu fatta la valutazione di impatto ambientale, quindi a maggior ragione questo oggi giustificherebbe una valutazione di impatto ambientale, tanto più che il codice dell'ambiente lo prevede come obbligatorio. Questo è un primo punto. Poi ce ne sono altri che riguardano appunto il pozzo in sé, perché diciamo si tratta di un nuovo pozzo che si aggiunge a una concessione già in essere, una concessione che ricade in un'area non idonea e quindi qui è discutibile che se ne possano aggiungere di nuovi rispetto a un'area dichiarata inidonea. Visti i tempi di crisi energetica, è bene precisare che il prezzo del gas estratto verrà fissato sulla borsa di Amsterdam e che la risorsa non è di proprietà dello Stato italiano, bensì della multinazionale, che può venderlo a chiunque desideri alle sue migliori condizioni. Questo significa nessun vantaggio per gli utenti. Chiaro che i cittadini, come dire, potrebbero vedere di buon occhio questo tipo di azione, di attività, pensando appunto che questo incida direttamente sul costo della propria bolletta. Però così non è, perché l'ho dichiarato ieri Cingolani, in realtà è un problema speculativo che nulla a che fare con la guerra, e cioè noi abbiamo gas, talmente tanto gas da addirittura esportarlo, e quindi questo dovrebbe far riflettere, perché se siamo a questo punto vuol dire che non c'è un rapporto di causa-effetto tra le estrazioni nell'Adriatico, che sono risibili, e il costo della bolletta.